Ragazzi fragili, ancora di più dopo il lockdown. ALFA è il progetto promosso dalla cooperativa L'Arcobaleno per lo sviluppo dell'area di neuropsichiatria preadolescenti ed adolescenti. Il progetto passo dopo passo per aiutare i giovani a liberarsi dalla dipendenza informatica, il laboratorio di fotografia, il progetto Murales e quello Book Crossing, l'intervento territoriale riabilitativo e ora alla comunità terapeutica Kairos di Nibbiolno, che ospita 10 ragazzi, si aggiunge il centro diurno per i giovani che hanno necessità di un intervento riabilitativo. Lo spazio sarà aperto a Lecco in via Caldone in una struttura messa a disposizione dalla Caritas Ambrosiana. Durante il periodo estivo apriremo un nuovo centro diurno terapeutico accreditato rispetto alla terapia per adolescenti e preadolescenti dell'età di 14 ai 18 anni. È un centro diurno che accoglierà 12 ragazzi nella giornata e che ha lo scopo sia di portare avanti gli aspetti terapeutici attivati dai servizi specialistici, sia di riproporre delle attività che possano permettere ai ragazzi di uscire da un blocco evolutivo e che li porti a riprendere la loro vita quotidiana all'interno dei contesti naturali, quali la scuola, lo sport, gli amici, le relazioni. All'interno del centro diurno ci sarà uno spazio dedicato anche alle famiglie e ai genitori dei ragazzi che seguiremo per poter aiutare i familiari a reintegrare questi momenti di fatica e di sofferenza all'interno di un nuovo contesto familiare che sia strutturato e accogliente. Solo un piccolo tassello del più ampio progetto Alfa che vedrà moltissime iniziative. Abbiamo un progetto che si chiama Meteora, che è stato finanziato e ha lo scopo di andare ad aiutare, a supportare i servizi già esistenti. Quindi si occuperà di quei momenti grigi che le istituzioni pubbliche, proprio per il carico e l'esplositività delle richieeste, non può in autonomia superire. Nel 2021 sono 368 i giovani adolescenti in carico al servizio di neuropsichiatria infantile, per cui è importante dare delle risposte combinate, sia sanitarie, sia insieme all'aiuto, come è successo oggi in questa iniziativa con l'arcobaleno, di una multiprofessionalità che vede insieme i nostri psichiatri, i nostri psicologi, agli educatori e agli assistenti sociali.